credetemi, è stato un successo mettere assieme più gruppi. Penso che il futuro vada senz'altro in questa direzione. Il turismo lento nella nostra zona avrà un grande sviluppo, penso, se tutti remiamo nella stessa direzione. L'importante è quello, remare nella stessa direzione, e ci sono tante attrattive, abbiamo Milano, Genova vicino, abbiamo tante cose da far vedere. Auguro una buona giornata a tutti, buon lavoro. Grazie. Allora, buongiorno a tutti, grazie per la partecipazione, così non darò riconto, è una conferenza stampa, diciamo, quindi non c'è nessuna intenzione di trasformarla comunque, in ogni caso, in un comizio. Perché oggi siamo qua? Allora, è una storia che si racconta in due parole, che inizia, diciamo, formalmente, ufficialmente dal 2018. Proprio anche in questa sala mi piace ricordarlo, qui tra di noi c'è Checco Galanzino, era l'occasione della presentazione di un libro di Giovanni Portinari sul nostro territorio. E in quell'occasione si è lanciato il primo sasso nello stagno, dicendo: ma insomma, cerchiamo di fare rete, di fare gruppo, mettiamoci assieme, ci sono associazioni che hanno desiderio, insomma, tutto sommato, di lavorare per il territorio. Sembrava, diciamo così, la solita vitad che si dice normalmente quando ci si trova tutti assieme, e poi quando uno va a casa queste cose qui si dimenticano, soprattutto per le difficoltà dell'organizzazione. Insomma, ci sono molte, molte difficoltà. Invece è stata colta soprattutto da chi era più interessato a coglierla, devo essere sincero, in questo caso il CAI, la sezione di Tortona, che ha sempre, diciamo, operato sulla sentieristica, ma che ovviamente, aumentando il numero di chilometri dei sentieri, si è trovata abbastanza in difficoltà a poter coprire con i propri volontari, con i propri soci, il lavoro su tutto il territorio, per cui sembrava una cosa fatta apposta e viva. Abbiamo incominciato quindi a contattare le associazioni che in qualche modo fossero vicine al modo di intendere il nostro ambiente, come usufruirne, come offrirlo all'esterno e soprattutto il territorio, trovando subito adesioni e quindi concretizzando, consentendoci di concretizzare nel più breve tempo possibile, ecco, l'idea di formare un gruppo di associazioni che avessero tutte lo stesso intento, e l'intento era evidentemente quello di tutelare, valorizzare e promuovere il territorio, operando su quelle che erano le competenze che allora il CAI e oggi il CAI ha, che sono i sentieri. Allora nasce questo raggruppamento, che non abbiamo voluto consolidare in un'associazione, andiamo dal notaio, eccetera, ma abbiamo tenuto insieme, come si faceva una volta, quasi stringendoci la mano, sottoscrivendo un protocollo di intesa. E il protocollo d'intesa fornisce le indicazioni sul focus, sulle finalità e su come avremmo dovuto operare. Sono passati 3 anni, oggi siamo qui a ufficializzare quello che era contenuto nel nostro protocollo, con il CAI, che funge da capofila, e insieme per il territorio, che è questo raggruppamento oggi di 13 associazioni. Non è, per parlare chiaramente, non stiamo parlando di un circolo, non è un circolo Pickwick, non ci si iscrive,
però si sottoscrive diciamo, gli indirizzi che tutti assieme ci siamo dati e soprattutto le finalità, che sono quelle di cui vi ho brevemente accennato prima. Le associazioni sono le più varie, non ci sono associazioni, diciamo così, cosiddette ambientaliste, ci sono tutte associazioni che mirano alla tutela dell'ambiente e del territorio in cui operano, in cui corrono, vanno in bicicletta, vanno a piedi, fotografano, portano i cani e fanno attività con i cani, nordic walking, l'associazione Pellizza da Volpedo, quindi c'è storia, c'è tradizione, eccetera, quindi sono le più varie. Perché quello che noi chiediamo non è la manodopera, diciamo così, se me lo consentite, è la manodopera qualificata, cioè sono le persone che operano rispetto a dei punti di riferimento che si sono dati, ed è quello di cui parlavo prima, della tutela e della promozione dell'ambiente e del territorio. Oggi siamo qui a presentare il progetto che abbiamo chiamato per sintesi sentieristica territoriale, e siamo qui a ringraziare ovviamente con tutto quello che diciamo siamo in grado di fare, ringraziare la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, che ha colto immediatamente l'idea e il progetto stesso, come il Presidente ha detto poc'anzi, perché il pensiero di poter lavorare avendo come punto di riferimento, mi permetto di dirlo, un nuovo modello di sviluppo per il nostro territorio, parlando di turismo, quindi il cosiddetto turismo lento e consapevole. Ecco, l'idea di poter lavorare per questo scopo, partendo dai sentieri, è un'idea, diciamo così, forse un po' stravagante, perché poi tutto sommato dice: ma come, io ho l'albergo, ho il bed and breakfast piuttosto che il rifugio, eccetera, mi interessa subito capire domani mattina, ecco, se posso, che cosa posso fare. Il nostro è un progetto che diciamo, abbiamo pensato per i prossimi 3 anni, ma è l'inizio. Anche questi 3 anni non possono che costruire l'inizio, e ci piacerebbe che in questi 3 anni noi fossimo in grado, oltre che di operare sui sentieri, di cui poi parlerò brevemente, anche di ampliare le nostre relazioni, ampliare la rete degli interlocutori, perché non ci sono solo quelli che in qualche modo sono sui sentieri o ne usufruiscono per le loro attività, ci sono anche gli operatori, ci sono anche tutti coloro che sul territorio vivono, devono vivere, devono poter capire se può esistere uno sviluppo. Questo sviluppo può esistere, ci sono esempi assolutamente chiari, ma anche vicino a noi, non bisogna andare distante. Cioè, faccio solamente un esempio, mi sembra ieri su un quotidiano è apparsa un articolo che diciamo, pubblicizzava il sentiero dei briganti del fatto in Val Volpera, 130 km, che improvvisamente è stato messo a posto ed esplode. E esplode, che cosa significa? Significa che ha accolto turisti da tutta Italia, una cosa nuova e sconosciuta di per sé. Ma questo è il senso. Perché si va in mezzo al bosco? Perché? Bisogna chiedersi questo. Ha senso andare in mezzo a un bosco? Ha senso andare sui nostri crinali
ha senso parlare di tutela, di conservazione, di valorizzazione, di promozione? Ha senso, ha senso, ha senso, perché se dobbiamo pensare ad una, come posso dire, ad un cambio di passo anche per chi opera nel territorio, lo si deve pensare anche con un cambio di passo rispetto alle prospettive che ci poniamo. Ora, noi non siamo in grado, come Club Alpino Italiano e come anche le altre associazioni, di essere esaustivi rispetto a tutte queste problematiche. No, non è così. Immaginiamo però un quadro, un puzzle, okay, che rappresenti effettivamente territorio e prospettive. All'interno di questo puzzle, bene, c'è anche un tassello che riguarda i sentieri, che riguarda quindi il lavoro che noi facciamo, che riguarda la promozione di quello che noi facciamo. E questo piccolo tassello non è qualcosa che viene dopo o viene prima, è parte di questo disegno complessivo. Sembra strano, stiamo parlando di sentieri. Beh, per noi i sentieri significano e hanno sempre significato storia, cultura, tradizione. Il sentiero è quello che collegava la casa a una casa, e il sentiero è quello che magari oggi collega un agriturismo con un bed and breakfast. È la stessa cosa. I sentieri hanno rappresentato la nostra storia, soprattutto nelle nostre valli, sappiamo che cosa è successo durante la Resistenza, eccetera. Quindi ci sono ricordi passati, ricordi più recenti, ci sono prospettive. Ora, questi sentieri vanno messi a posto. Il progetto prevede praticamente una revisione complessiva, partendo dai quasi 300 chilometri di sentieri catastati. Il CAI ha diciamo il compito, gli è fornito ovviamente dal Ministero, ha il compito di lavorare per costruire un catasto nazionale. Il Piemonte è tra le, oggi mi spiace dirlo, ma tra le poche regioni, che sono 5 o 6 credo, che stanno lavorando su questo progetto. Catastare un sentiero significa fissarlo nella storia, ma fissarlo soprattutto anche dal punto di vista pratico, cioè capire che cosa c'è, dov'è, che cosa serve, che cosa rappresenta, quanti chilometri, i dislivelli, poi c'è tutta la parte tecnica. Bene, noi qua nel nostro territorio sommiamo circa 290 chilometri, quasi 300 chilometri di sentieri catastati. In più dovremo aggiungere tutta la sentieristica che verrà presentata con il bando GAL, che è già stata presentata al bando GAL il 15 di settembre, data di scadenza del bando, e poi, devo dire la verità, insomma, qualche idea su qualche nuovo sentiero ce l'abbiamo. Ci sono sentieri da mettere a posto, ci sono sentieri che potrebbero significare molto. Diciamo così, i miei carissimi amici di Novi, insomma, hanno sviluppato il 200, il sentiero 200, che è quello della Valle Spinti, eccetera, bellissimo sentiero. A noi manca un sentiero 100, faccio per dirne uno, ecco, è un sentiero 100, potrebbe essere interessante, ecco, costruirlo magari assieme, che non sia solamente una questione tecnica, ci piace andare sul crinale piuttosto che no, costruirlo assieme anche agli operatori, perché no, un sentiero 100 che potrebbe abbracciarle in un percorso. Il buon Sedesio aveva già pensato a questo da parecchio tempo, un percorso di circa 70-80 km, valuteremo, però insomma, poi appunto c'è questo nuovo, e il che significa che alla fine della storia qui stiamo parlando di 350-380 km di 380 km di sentieri. Allora è assolutamente indispensabile
proprio anche nella necessità di essere trasparenti e di seri nei confronti della fondazione che ci dà una mano pazzesca e che ringraziamo ancora una volta, dobbiamo costruire l'organizzazione, quasi tra virgolette, permettetemi, io purtroppo sono ingegnere, purtroppo, porca miseria, una organizzazione quasi industriale, chi fa cosa, deve essere chiaro, dobbiamo muoverci in questo senso, non trascurando nulla. Faccio anche qui un esempio, le belle scampagnate che di solito si fa quando con gli amici, con il torbicione, il piccone, si va sui sentieri a tagliare, ci si fotografa, eccetera. Beh, dobbiamo recuperare anche qui un minimo di formalità. Ci sono problemi assicurativi, ci sono problemi di ogni genere, ci sono problemi anche che uno può anche farsi male, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, il disegno è chiaro, ma è complesso nella sua struttura. Il CAI si è assunto, diciamo, l'onere, ecco, in qualità di capofila, di tracciare le strade che bisogna percorrere. Devo dire che c'è una partecipazione da parte delle associazioni che è straordinaria, ciascuna con le proprie possibilità, chi può mettere 10 uomini, chi può mettere solamente la testa, chi può mettere, va bene tutto, va bene, e noi siamo aperti ancora a ricevere questo, però sempre tenendo presente che tutto questo è indirizzato, ha un preciso scopo, neanche troppo nascosto. Parlare di un diverso modo di intendere il turismo nelle nostre valli, perché questo è possibile, ci hanno creduto nelle Langhe, ci hanno creduto nel Monferrato, ci credono nella Emilia e Romagna, soprattutto nell'Appennino Tosco Emiliano, si parlerà magari meno di parchi perché magari è più lungo, però insomma bisogna cercare di tutelare tutto quello che è possibile tutelare rendendolo fruibile. Questo è il punto, non è che il tutelare significa creare degli steccati e chiudere tutti fuori, no, bisogna renderlo fruibile, bisogna pensare a che cosa fare per renderlo fruibile, bisogna lavorarci su, per cui da questo punto di vista effettivamente tutti coloro che pensano di darci una mano sono ben accetti. Io ringrazio, mentre parlo poi vedo, ringrazio il Comune di Tortona che in questo momento ci sta seguendo e sta seguendo il progetto fin dall'inizio e con il quale penso si possa aprire un dialogo anche più stretto, più profondo. Dicendo questo, ecco, volevo chiudere questo mio intervento per lasciare poi eventualmente, anzi sicuramente, la parola a chi lo chiedesse. Il progetto si basa quindi, per fare una sintesi, su tre pilastri, proprio tre pilastri. Ovviamente il primo pilastro è la costituzione di Insieme per il Territorio e quindi questo raggruppamento di associazioni con il CAI capofila che si fa carico di organizzare e di operare. Il secondo pilastro è altrettanto importante ed è il rapporto che questo gruppo di volontari, perché di questo stiamo parlando, il rapporto che questo gruppo di volontari ha e deve avere con gli enti pubblici, con i comuni soprattutto, che sono assolutamente i responsabili, ecco, del territorio su cui i sentieri insistono. Il rapporto con i comuni è determinante, non a caso proprio in funzione dei nuovi progetti che verranno presentati, appunto, che sono stati presentati al GAL, qualche comune ha già incominciato a sottoscrivere convenzioni con il CAI e attraverso il CAI con l'organizzazione, diciamo, di cui si avvale. Questo è un ottimo segno. C'è anche, devo dire, in Insieme per il Territorio abbiamo ricevuto, e questo ci fa piacere, giusto ieri, la richiesta di ingresso al raggruppamento da parte di una Proloco.
Ecco, perché il concetto poi alla fine qual è? Il concetto è che ci deve essere un tavolo, un soggetto unico che in qualche modo catalizzi e filtri tutte le attività che vengono fatte da questo punto di vista per quanto riguarda i sentieri sul territorio. È molto importante questo. E allora stiamo, e questa è la seconda colonna, stiamo diciamo, sottoscrivendo un po' tutti, non abbiamo ancora concluso l'iter, un protocollo d'intesa tra provincia, altro soggetto determinante, i 34 comuni del territorio, sono 42, sì, 24. No, i 24 sono quelli che hanno accettato. Perché qua il discorso sul numero totale dei comuni delle tre valli, rispetto a questo protocollo d'intesa che stabilisce chi fa cosa, 24 hanno risposto diciamo affermativamente e gli altri no, ma sono convintissimo che insomma, noi siamo cucciuti, ecco, da questo punto di vista, sono convinto che si possa anche arrivare alla totalità. Quindi provincia, comuni, CAI e insieme per il territorio. E il protocollo stabilisce chi fa cosa, che cosa fa la provincia, che cosa fanno i volontari e che cosa devono fare i comuni. Perché è chiaro che noi stiamo parlando di manutenzione ordinaria. C'è una frana, c'è un albero, c'è eccetera, noi non siamo in grado di affrontarlo questo problema, per cui abbiamo bisogno, certamente abbiamo bisogno della mano pubblica da questo punto di vista, troveremo le soluzioni, eccetera. Un altro elemento mancante di questa seconda colonna, portante del progetto, devo dire, insomma, Non ci sono proprio, non c'è proprio tutto quello che noi vorremmo che ci fosse, questa è la verità. Quindi i comuni sicuramente ci danno una mano. L'altro elemento mancante è la vecchia comunità montana, cioè intendo dire, adesso la comunità montana nella parte piemontese non c'è più, ci sono le unioni montane, unioni terre alte eccetera. Ecco, se dovessi pensare alla sottoscrizione di una convenzione, io personalmente, ma è un discorso che è aperto, sospenderei le convenzioni singole, perché ci piacerebbe poter fare una convenzione con un gruppo di comuni rappresentato dall'Unione X, Y, Z, perché questo faciliterebbe sicuramente molto il rapporto che noi dobbiamo per forza avere con le amministrazioni comunali. Questo è un ragionamento che naturalmente esula anche dalle nostre possibilità, nel senso che le unioni stesse devono attrezzarsi in modo tale da poter essere effettivamente soggetti rappresentativi, e noi ci auguriamo che lo diventino, e qualcuno lo è già. Ma ci auguriamo che lo diventino proprio non solamente per i sentieri, non solo per i sentieri, cioè c'è un ragionamento comune. L'esempio lo faccio non in riferimento al tipo di attività, ma l'esempio che ho in mente per esempio è la comunità montana dell'Oltrepò, che è al di là del nostro confine, che agisce come comunità montana. Poi uno può essere d'accordo, non può essere d'accordo, questo è un discorso diverso, ma quando poi si parla di certi argomenti si parla con un soggetto, e questo facilita moltissimo, mentre noi dobbiamo diciamo, bontà loro, rompere le scatole del sindaco X, vice sindaco Y, eccetera, eccetera, con un grande dispendio di tempo e di energie da parte di tutti. Però questa è la strada di questa seconda colonna, ha questa funzione, questa sostiene pesantemente. La terza colonna è quella che forse non c'è ancora, però credo ci debba essere. Noi dobbiamo aprire un dialogo aperto, sereno, tranquillo, anche con gli operatori, con chi opera sul territorio, con cui dicevo prima, vive sul territorio. I nostri sentieri devono come servivano, devono anche oggi servire ancora a qualcosa.
se noi parliamo di turismo, questo è una rete infrastrutturale che è determinante per questo tipo di turismo, che si faccia in bicicletta, a piedi o a cavallo, non cambia niente, però è determinante. Per cui anche qui un ragionamento, personalmente non so ancora, non sappiamo ancora, non abbiamo ancora ragionato su che strada prendere, come farlo, eccetera, eccetera, ma insomma un dialogo anche con chi opera è fondamentale. Perché poi questo ci consentirà anche di abbiamo in mente diverse cose. Tra le cose che questo progetto si porta dietro è la costituzione, la formazione di un sito CAI specificatamente dedicato alla sentieristica del territorio, che completi il sito, la pagina web che ha già la provincia, la deve completare in tutto e per tutto, considerando, fotografando questo territorio in tutto e per tutto. Un'altra cosa che questo progetto vuole portarsi dietro, e speriamo di farcela, ma questo diciamo più o meno alla fine di questo triennio, è l'edizione di due mappe a 25.000 che coprono il territorio in maniera, diciamo così, scientifica, ecco, mettiamolo così, e quindi anche qui più informazioni riusciamo a inserire e meglio è. Chiaramente l'idea anche per la cartellonistica e i cartelli indicatori sui sentieri, pensiamo di attrezzarli anche con dei QR che diano indicazioni, non ogni 50 metri, questo è ovvio, ma insomma in punti particolari che diano indicazioni sul sentiero e su che cosa c'ho vicino. Posso vedere una chiesa, posso avere un agriturismo, un monumento, un evento che è avvenuto, eccetera, eccetera. È, come vedete, un progetto piuttosto complicato. E lo è complicato, lo è perché insomma stiamo parlando, come ho detto prima, di un gruppo di volontari, e tali sono. È complicato perché le relazioni che bisogna mettere sul terreno sono moltissime, però è avvincente. Cioè, se in un momento di questo genere non pensiamo al territorio in cui viviamo, in cui vorremmo che vivessero anche i nostri, io parlo, nipoti, ma i miei figli sono già troppo grandi, ecco, se noi non la pensiamo in questo modo non facciamo un bene né a noi stessi né alla collettività. E sono convinto, lo dico, sono convinto che anche la politica poco per volta si avvicinerà a questa idea. E che la politica di solito ha la tendenza di dipingere col colore che gli conviene in quel momento, lo dico col cuore in mano, l'ho fatto anch'io, quindi non è che, queste cose le conosco bene, e quindi poi basta un po' d'acqua e va via il colore, torna quello, e torna come prima. No, invece in questo caso abbiamo tutti una grande opportunità, bisogna fare delle scelte, ma l'opportunità c'è. Abbiamo anche un ministero specifico, faccio per dire, cosa che forse prima era insieme alla cultura, eccetera, eccetera. Abbiamo anche gli strumenti per poterlo fare. Ecco, mi auguro di riuscirci. In fondo, diciamo così, molti di noi sono in pensione, quindi lo facciamo per passione, per pura passione, per quello che sentiamo noi del territorio. Ecco, volevo dire due parole sulle foto che stanno circolando, ringraziando innanzitutto l'autore delle foto, che è Pierluigi Casanova, e che non vedo, eccolo qua, e che ringrazio proprio sentitamente. Voglio anche ringraziare Tiziana Scarsi, perché è stata quella che ha messo insieme, ha sfumato le foto, e quindi voglio ringraziarla anche per lei. Ma queste foto che rappresentano il nostro territorio, ecco, hanno un duplice significato. Prima di tutto, vedere come siamo messi, e devo dire la verità, non siamo messi proprio niente male.
La seconda cosa vorrei che fosse un monito, cioè il territorio non deve essere una cartolina che resta così, non può esserlo. Un territorio deve essere, e l'ambiente che compone il territorio deve essere vivo, deve essere un qualcosa di animato. E quindi la fotografia è una bellissima cosa e molto spesso ci mettiamo lì a dire guarda 20 anni fa, guarda qui com'era eccetera, ed è bellissimo questo. Noi dobbiamo avere la capacità di creare una animazione, ecco, quindi anche questo significato, una animazione che ci porti sempre nel vivo, che ci faccia sempre vivere nel nuovo e con il cambiamento possibile quello che stiamo facendo. Chiudo, lo giuro, perché volevo leggere 3 righe, bellissima questa cosa qua, no, bellissima, lo dico io, qualcuno magari adesso mi dirà ma tu sei pazzo. Allora, nel giugno di quest'anno, quindi circa 3 mesi fa, è stato rinnovato, è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra il nuovo Ministero del Turismo, che è il MITUR, e il Club Alpino Italiano, proprio a proposito del rapporto che il Club Alpino Italiano dovrebbe e avrà per quanto riguarda diciamo così, i sentieri e tutto ciò, e l'ambiente e tutto ciò che gira attorno ai sentieri. Leggo però sono 4 righe, perché secondo me danno proprio il senso delle finalità che ci siamo preposti. Questo protocollo è stato firmato nel giugno del 2021. Dice: una rete di percorsi escursionistici sorretta da una praticabilità e da una conoscenza diffusa del territorio su cui si snoda, favorisce forme di frequentazione compatibili con la conservazione dell'ambiente e ricche di risvolti culturali. Rappresenta un'occasione di sviluppo sostenibile e responsabile, offerta per la popolazione nel rispetto delle tradizioni culturali della stessa. Noi siamo su questa strada. Grazie. Adesso insomma apriamo il discorso, il momento degli interventi, per chi vuole intervenire, per chi vuole dire la sua. Insomma, è una conferenza stampa, quindi in qualche modo dite voi. Se passiamo, mi fai la cortesia? Sì, aspetta Luigi, ti do il microfono. Io no, perché altrimenti gli altri non ti sentono. Vorrei prima di tutto ringraziare la Fondazione che ha dato un sensibile, veramente sensibile contributo. Spero che lo diano anche le altre associazioni, non quelle direttamente interessate al territorio, ma quelle che fino adesso mi sembra che abbiano operato pro domo loro. E poi voglio complimentarmi con iconografie bellissime e diapositive che si fanno vivere dei momenti meravigliosi. Io ho sempre parlato con Ezio che bisogna coinvolgere soprattutto l'interesse locale, i singoli comuni, e per avere, diciamo, per essere sul territorio, per avere sempre un osservatorio e delle sentinelle sul territorio. Mi spiace dirti, sulle organizzazioni non vorrei che, sai, la comunità montana, con tutte le possibilità che aveva, non ha lasciato niente al territorio, ha lasciato soltanto dei pascoli abbandonati, delle bellissime vecchie costruzioni abbandonate, e peggio ancora ha lasciato dei debiti. Quindi stiamo attenti a cercare una collaborazione che sia qualificata. E poi un'altra cosa, e qui coinvolgo un po' tutti, anche la provincia, anche i nostri comuni, è quella dei territori. Ci si arriva passando per le strade, che sono molto mal tenute, diciamo, rive dei fossi che sono tagliate in maniera disgustosa,
i pali della luce, i pali delle segnalazioni, che non ce n'è uno diritto, e qui c'è il vice sindaco, le rotonde, ce n'è una più brutta dell'altra, quella che va a Vo, che ci sono tre vignaioli che dovrebbero avere il piacere di avere una rotonda che li pubblicizzi, fanno pietà. Questo non è critica, è stimolo, perché io vorrei che il nostro territorio fosse come la Langa o come il Trentino. Grazie, scusate del lungo intervento. Grazie. Buongiorno a tutti. Porto il saluto di Bruno Migliorati, che è il presidente del CAI Piemonte. Io mi chiamo Ezio Michelis, arrivo dal CAI di Ormea, quindi abbastanza distante da voi, però Bruno mi ha detto di partecipare perché da un anno sono responsabile della struttura operativa Sentiere e Cartografia del CAI Piemonte. È un gruppo che si occupa specificatamente di sentieristica e di cartografia. Sono contento di poter partecipare a questi incontri perché si sta muovendo un po' ovunque in Piemonte l'idea di sfruttare la rete escursionistica per valorizzare il territorio. È chiaro che la rete escursionistica ha bisogno di tutto un apparato che è quello della funzionalità, quindi la segnaletica, il fondo, la percorribilità deve essere assoluta. Il CAI sta lavorando con la regione per il catasto regionale e con il CAI centrale per il catasto nazionale. È chiaro che questi due capitoli sono indispensabili, quindi una rete locale come può essere quella della zona di Tortona deve comunque rappresentare una parte di queste due realtà. Per entrare nel catasto regionale e nazionale c'è bisogno di persone formate. Noi ci occupiamo anche di fare corsi per due tipi di figure: rilevatori, che sono quelli che vanno sul territorio con il GPS per rilevare le tracce dei percorsi e poi riversare tutte queste informazioni, che non è solo la traccia, perché la traccia, se vogliamo, andiamo su internet, ne troviamo migliaia, però tutte le informazioni che si porta appresso un percorso, senz'altro la segnaletica, che deve essere sia quella verticale che quella orizzontale, deve essere a posto. E poi se ci sono delle cose d'arte, se ci sono la fontana, se c'è un borgo importante, quindi tutte quelle cose che si vedono attraversando il territorio con quel percorso. L'altro tipo di persone che cerchiamo di formare in tutte le sezioni del CAI sono quelle che noi chiamiamo operatori di manutenzione, che naturalmente sono, e anche Ezio faceva riferimento a questi personaggi, cerchiamo di formarli perché tutti abbiano lo stesso comportamento, quindi sappiano cos'è un sentiero, sappiano come funziona la segnaletica, sappiano come si devono fare le tacche bianco-rosse, che anche quelle hanno delle regole date sia dal CAI che dalla regione, quindi dobbiamo seguirle. Un'altra cosa ancora, io stamattina ero in contatto con l'Unione Montana, Unione dei Comuni della Valle Maira. Sapete che la Valle Maira ha avuto un'esplosione di turismo lento grazie ai tedeschi, diciamocelo francamente, non agli italiani ma ai tedeschi, perché hanno avuto la fortuna di trovare un personaggio tedesco che è venuto lì, si è innamorato della valle e ha cominciato a pubblicizzarla in tutta la Germania. Anche loro hanno problemi che riscontrate voi, perché in effetti non c'è nessun ente locale che si interessi di sentieristica. L'Unione dei Comuni non ha la possibilità, i comuni sono troppo piccoli e quindi cerchiamo adesso di assisterli, come se volete possiamo assistere anche voi,
per organizzarsi al meglio, quindi mettere giù i capitoli che sono quelli della rete, funzionamento, interventi e tutto quello che ti serve, perché il turismo letto avrà sempre più importanza nel territorio. Per far conoscere il nostro territorio a chi viene da fuori, anche agli stranieri, no? Non, gli italiani ci sono, ma ci sono tanti stranieri che camminano più di noi, dobbiamo far venire anche loro. E loro vengono solo se poi sul territorio si ritrovano. Quindi evitare, ad esempio, le segnaletiche doppie. Stanno nascendo in Langa le segnaletiche doppie. La cosa mi fa un po' arrabbiare, perché con tempi diversi magari. Cioè, se c'è già un'indicazione che per andare a Barolo si va a sinistra, perché devo mettere un'altra indicazione per Barolo? Basta una. Ma di nuovo, perché ci vuole una regia che decida veramente cos'è la rete e cosa bisogna fare sulla rete. Poi benissimo le associazioni che partecipano, e non solo il CAI, a tutta questa cosa. Il CAI, se è capofila, va bene, perché ha dei principi già nello statuto, già sono arrivati dei manuali. Oggi il CAI ha spedito dei manuali per tutti coloro che si occupano della rete, quindi rilevatori piuttosto che manutentori, eccetera. Ok, quindi la SOSEC Piemonte, che è la struttura che si occupa proprio di questo, è a disposizione per aiutarvi. Abbiamo anche iniziato a supportare le sezioni per i rapporti con le amministrazioni, perché anche le amministrazioni, e non me ne vogliono i rappresentanti, devono crescere, perché dobbiamo capire che la rete escursionistica è importantissima. Quando siamo tutti su quel piano lì, secondo me abbiamo solo dei vantaggi, e avranno dei vantaggi anche gli operatori, perché è normale. Grazie. Grazie a tutti, buongiorno, sono il gestito del Comune di Tortona, le leghe al turismo e al discorso della promozione del territorio. Ringrazio l'invito a nome di tutta l'amministrazione, ringrazio la Fondazione per tutto quello che sta facendo per il territorio. Questo è un segno, questa conferenza stampa di oggi, e il CAI è un indiscutibile protagonista del discorso della manutenzione e della valorizzazione della senderistica. Lo ha dimostrato e lo sta dimostrando, che lo dimostrerà, comunque stando sempre al fianco di tutte queste associazioni e soprattutto, come diceva anche il dottor Prati, legati alle amministrazioni comunali, che hanno un ruolo importante, perché comunque noi siamo la rappresentanza cittadina, che è il biglietto da visita della città, perché comunque siamo noi che dobbiamo intrattenere poi tutti i rapporti con gli enti preposti, quindi dobbiamo aiutarvi nel vostro lavoro, quindi abbiamo un compito differente rispetto al vostro. E il nostro settore ambiente, tu sai benissimo che sta facendo moltissimo per voi, perché materialmente ha promosso questo protocollo d'intesa con province e comuni e sta mandando a tutti i comuni, sta inoltrando a tutti i comuni il protocollo per essere firmato. Quindi attualmente il protocollo è firmo al comune di Casasco e siamo arrivati a 24 dei 34 comuni coinvolti in questa situazione. Come dicevi tu, anche noi faremo di tutto per andare avanti, per cercare di convincere anche gli altri a far parte di questo importante team di associazioni. Quindi oltre al CAI è presente anche Galanzino, con Anzrai, tutto il lavoro che sta facendo è enorme, anche lui, per il territorio. E qui dico che la amministrazione comunale si sta muovendo in maniera intensa, soprattutto al termine di questa emergenza pandemica, che ci ha impegnati in maniera diretta in questo compito straordinario a ciò che la mia amministrazione è preposta come linee programmative di mandato. Noi siamo riusciti a far cambiare tutta una serie di organi al nostro organo deputato provinciale al turismo, che è la nostra TL Alex Alan, e stiamo procedendo in questa direzione. Quindi c'è una grossa. Siamo riusciti finalmente su 39 pacchetti provinciali, Tortona non era presente, siamo riusciti ad avere 5 pacchetti che riguardano Tortona. Siamo riusciti a censire, a organizzare un incontro che si svolgerà giovedì prossimo alle 17.30
con le strutture ricettive per poterle censire e soprattutto per poter direzionare le agenzie deputate da Rex Sala in questi pacchetti turistici, promuovere questa situazione. Siamo riusciti a contattare le Ferrovie Svizzere, la Camera di Commercio Svizzera, e prossimamente mi sento di poter affermare che con molta probabilità Tortona, cultura, vino e food e itinerari, perché sono fondamentali, come dicevate, è fondamentale, il turista cerca gli itinerari, finiranno sul sito delle Ferrovie Svizzere, quindi per noi è un grosso aiuto per la promozione del territorio. Tortona si sta preparando, l'amministrazione sta lavorando in questa direzione in maniera molto intensa, perché ci stiamo focalizzando in questo, perché Tortona la scorsa estate, anche con i dati della DL, ha subito un incremento enorme di questo turismo di prossimità. E dobbiamo essere pronti, questo è un treno che passa una volta sola, quindi questa occasione non possiamo perderci, cioè, e la nostra amministrazione farà tutto ciò che è possibile per riuscire a sviluppare, a promuovere, come hanno fatto i nostri vicini, i colli tortonesi, grazie anche a organi come la Fondazione, che senza i quali non potremo andare avanti e procedere in tutto il nostro percorso. Ci tenevo a chiarire questo concetto. Noi stiamo lavorando un po' in silenzio, perché vorremmo poi, una volta che sia tutto realizzato, procedere in questa direzione. Poi abbiamo anche il discorso che comunque si è preso pubblico, che abbiamo aderito ad un bando per promuovere il completamento del museo archeologico cittadino. Quindi noi entro il 2022 avremo un museo archeologico romano che sarà un'eccellenza del nord-ovest, perché sarà il collegamento con Libarna e con Alessandria, uno dei punti strategici per la nostra storia, per la nostra crocevia, logistico di città e di importanza romana. Quindi porteremo qui una superficie, tra l'altro abbiamo realizzato una superficie di oltre 400 metri quadri, quindi avremo finalmente le 2000 casse presenti in sovrintendenza a Torino, ritorneranno alla nostra città, e quindi avremo anche questo discorso legato alla cultura, oltre alla Pinacoteca della Fondazione, il Museo del Cesano, tutti i nostri musei civici comunali, la nostra biblioteca, il nostro teatro. Quindi tutto ciò sarà importantissimo per procedere in questa rinascita. Grazie. Buongiorno a tutti, io sono Monica Cusmano e con mio marito gestisco la condotta del food del Tortonese. Innanzitutto vi faccio un complimento, perché mi hai trasmesso un entusiasmo, tu hai parlato a braccio, quindi vuol dire che quello che ti esce dal cuore. E questa cosa mi ha commosso, perché è la stessa cosa che succede a me. Per quello che mi riguarda sposo completamente il tuo discorso, perché il slow food è da sempre sostiene il turismo lento, c'è un progetto che riguarda un po' tutta Italia, che sicuramente magari si potrà parlare anche di queste cose, avere un confronto in questo senso. Per quello che mi riguarda, io ti dico, sposo al 100% quello che tu hai detto, perché sostanzialmente credo che innanzitutto grazie alla Fondazione, perché grazie alla Fondazione noi abbiamo aperto alla base del Dongione questa struttura, che in effetti è un collegamento tra Tortona e Gavidi, poi è un progetto già nella mente di tanti da tempo, quindi ci sono 165 etichette di vini e tutti i prodotti del territorio, è un punto che noi vogliamo far diventare proprio di riferimento. Quindi sicuramente innanzitutto grazie per proprio per l'emozione che mi hai trasmesso, quindi andare avanti assolutamente su questa linea. E ecco, una cosa ci tengo a dire: io credo che il grosso problema di questo territorio sia proprio il fatto che dobbiamo imparare tutti a andare verso la stessa direzione, e soprattutto questo lo penso dal profondo del cuore, credo che quando si incomincerà a capire che le persone che gestiscono e che portano avanti questo progetto devono essere al di sopra delle parti, sicuramente avremo già fatto bingo, perché quando ci metti l'anima, quando ci metti l'amore, quando ci metti l'emozione, sicuramente innanzitutto riesci a trasmetterla agli altri e non fai solo quello che è il tuo interesse. Quindi io sono convintissima di quello che dico, le persone devono essere al di sopra delle parti. Grazie per il messaggio che ci hai dato oggi, grazie mille davvero.
Va bene. Ok. Grazie, grazie. Visto che hai ammiccato verso me, mi sento in dovere di prendere la parola, ma rubo non più di un minuto. Quello che conta è basarsi sulle certezze. Ora, è un po' come con il vaccino. La stella polare è la scienza. Per quanto mi riguarda, gli scienziati dicono e io seguo. Per quanto riguarda i sentieri, è il CAI. Io non sono un iscritto al CAI, sono iscritto a un'altra associazione, sono stato socio CAI, ma non è che chiunque possa parlare di sentieri, scusatemi, perché sennò avvengono le doppie tabelle, avvengono i sentieri che non si trovano più quando magari sono a un metro di distanza, avvengono le sovrapposizioni fra sentieri. Se vogliamo ospitare dei turisti, il linguaggio non deve essere plurimo, deve essere uno solo, e il linguaggio è quello internazionale, il linguaggio è quello del CAI. Quindi quando sento gente che parla di sentieri, per piacere, se volete parlare di sentieri la domenica, alzate il culo dal divano e venite a dare una mano dentro Insieme per il Territorio, che è un'associazione aperta a tutti, senza preclusioni. Se volete, vi sporcate le mani, mettete l'olio sulla catena della motosega e venite, ma attenzione, prima imparate e prima leggete le procedure, perché è troppo facile parlare. Io il culo lo alzo, non tutti lo fanno, per cortesia, quando si parla, e si parla di sentieri, si parla del CAI, di Insieme per il Territorio, che ribadisco è aperta a tutti. Era solo questo che volevo dire. Grazie. Qualche altro intervento? Ok. Allora, se siete d'accordo, chiudiamo, diciamo, questo happening, mettiamola così. Ringraziando ancora il Presidente, che insomma sarà innanzi faccende affaccendato, immagino, è giusto così, i Presidenti sono così, ma lo ringrazio profondamente per quello che sta facendo, con lo stesso entusiasmo con cui, diciamo, in qualche modo umilmente lo faccio anch'io, e speriamo che vada bene. Questa è una grande scommessa, è una grande scommessa, vediamo, insomma, non... Le porte, come diceva Checco, sono aperte. Ragioniamo anche sui principi, perché non è che va bene sempre tutto, il contrario di tutto, non è così. E lavoriamo in maniera tale anche un po' più organizzata, nel senso che sta discorso della segnaletica è scritto che deve essere uniforme su tutto il territorio, almeno piemontese, è scritto. E quindi dobbiamo sforzarci, poi se uno vuole il suo simbolino eccetera ne possiamo anche parlare, però è scritto che gli standard devono essere precisi, sono identificati, codificati. Comunque noi siamo a totale disposizione, se ci sono incontri e riunioni benvengono, perché è il momento, e al tempo stesso da parte nostra è il momento anche di stringere sull'organizzazione e cominciare a mettere giù dei punti programmatici, perché la fondazione, l'intervento della fondazione ci consente questo, ci consente di programmare, e dobbiamo farlo nella maniera più assoluta. Grazie a tutti di essere intervenuti.